Salve a tutti, eccoci ad un'altra semi rozzo recensione. Questa volta lo faccio su uno dei miei personaggi preferiti, nonché mitti inseguito da tempo e che finalmente qualche mese fa sono riuscito ad avere, che è il bellissimo Wyvern Rhadamanthys. La confezione è ovviamente c'è il bollino qui rosso, perché questo qui è un mit del 2014. C'è il simbolo del 40° anniversario di Sanzei, il logo da Machination e il logo della serie di Hades. Come per i Sulpis, c'è il cavaliere in primo piano e poi il primo piano del volto. Sul lato troviamo Rhadamanthys mentre stava lanciando il Greatest Caution. Potete vedere che la scatola è più grande di quella di Fish e quando quella di un cavaliere d'oro. Infatti la tengo appoggiata sopra quella di Vergine, è la stessa grandezza. Da quest'altro sul retro vediamo che lancia proprio il colpo. La viverna, i vari tipi di volto, e poi qui ci sta lui che sta lanciando un fascio di luce. Parecchi dicono il bastone, ma questo è un fascio di luce che si vede quando combatte contro Ioria, Mu e Milo, sempre nella serie di Hades. E su quest'altro lato ancora c'è la viverna, che è spettacolare. Qua i blister semi vuoti. I blister nella confezione sono tre. Nel primo blister c'è il cavaliere. Queste sono la capigliatura che non ho, ovviamente non ho usato. Queste due stecchette blu che servono per fare, chiamiamola, lancio di energia. Le due placchette di coprimani che non ho usato, ovviamente. Qui nel secondo blister ci sta lo scheletro della viverna, poi c'è questa asta con le varie mani. Sono tutte coppie di mani, tranne questa qui, che praticamente è l'unica che permette di mettere la lancia, l'asta, la lancia, come la vogliamo chiamare noi, in mano. Quindi soltanto con la mano destra. Da quest'altra parte qua, il terzo blister, c'è la base che è enorme per montare la viverna e gli altri volti. Questo qua invece è l'appoggio allo stand per montare la viverna, che è molto pesante. Quando riguarda i volti, abbiamo questo volto che guarda male di lato, che è molto bello. Abbiamo il volto action, che è molto bello. Infine il volto neutro. Un volto neutro, poi il nostro cavaliere, c'è un volto neutro a mo' di sorrisetto, e poi lo vedete quando vi faccio vedere come l'ho montato. Volevo farvi vedere poi, questa è la griglia con le mani, ovviamente mancano le due mani che ho utilizzato. Questa è quella per impugnare. Io sto quasi pensando di cambiarci un attimo la posa, già che mi trovo, e vediamo un pochettino che cosa riesco a fare. E questo è il surplice di Rhadamanthys, che a me piace tantissimo, veramente piace un botto. Lo tenevo prima con le ali totalmente aperte, ma mi occupo un sacco di spazio in vetrina. Se vedete il video sulla mia collezione, vi rendete conto che è qualcosa di indecoroso dello spazio che si prende. Prima o poi dovrò prendere Minos, non ho idea di dove metterlo. Il Myth ha
presenta parti in metallo e parti in plastica. Ovviamente l'elmo è di plastica, qui è plastica, qui è metallo, metallo, gli spallacci sono metallo, 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 plastica, gli ultimi, e sono totalmente apribili. Le ali hanno questi pezzi qua che sono di metallo e pesano tantissimo e vanno ad influire sulla stabilità del MIT. Per la verità, una volta trovata l'equilibrio, il MIT rimane. Io ci avevo montato la mano per impugnare, pensavo di utilizzare il bastone, chiamiamolo bastone, per avere una mano in più per farlo stare più stabile. La verità, così sembra che sta bene, e quindi io così lo lascio, anche perché non mi piace, cioè non mi piace questo, cioè stand e altro che si possono aggiungere, non mi piace. Ci troviamo, queste sono le due parti e si inserisce qui e si fa. Quindi credevo di utilizzarlo così, cioè messo di lato per darci una maggiore stabilità, ma sinceramente non sembra averne bisogno, facendo i debiti scongiuri ovviamente. Perché vogliamo, di che cosa vogliamo parlare? L'elmo è bellissimo, il volto pure, gli spallacci, a me piace il personaggio, quindi sono di parte. E quando l'ho inseguito per averlo, e se non era per il mio carissimo amico Alessio, non l'avrei avuto. Non ci sei riuscito ad avere, perché questo MIT è uscito, come dicevo prima, nel 2014, e a quanto ho capito te lo tiravano dietro, perché è stato per parecchio tempo da solo, senza l'ausilio degli amici, che chiamiamoli amici, senza gli altri giudici. E quindi quando poi sono iniziati ad uscire Minos e Ayakos, è andato all'impazzata anche il prezzo suo, che è un MIT che costava all'inizio, mi sembra di aver letto, anche 50-60 euro, e adesso non lo vedi a meno di 150 euro, che mi sembra un'esagerazione. Cioè, non perché il prodotto non ce li valga, però se costava, diciamo, 70 euro, io voglio capire che prende un po' di valore, ma tu nuovo me lo devi dare a quei prezzi. Io sto vedendo ho visto degli usati a prezzi esorbitanti. Questo io l'ho preso usato, a un prezzo che solo Alessio mi poteva trovare, e qui ha fatto una cosa per farmelo avere, che è una cosa che racconterò ai miei figli, una cosa nostra, lui la sa, e niente da aggiungere, è il numero uno. Volevo farvi vedere anche la parte di dietro, dove ci sta questo pezzo che non è bellissimo, cioè non riesce a piegarsi come quello là di Scorpione, per intenderci, però cioè guardatelo, non ho, cioè il discorso è questo, che questo doveva costare 70 euro, 50 euro, 60 euro, adesso costa l'ira di Dio, e quindi, però per come era stato, per quanto doveva costare, come doveva essere, il prezzo era giusto. Ha sempre i difetti delle surplus, della pittura e altro, ad esempio qui non c'è un pezzettino di pittura, ma sono cose, purtroppo, che questo tipo di pittura comporta. Alla fine, se si riesce a trovare, ne vale la pena. La colorazione è stata un pochettino dai più criticata, perché non è proprio come appare nell'anime. Guardate il corpaccio qua,
color delle ali. Perché nell'anime è più viola, mentre qua è nero con un viola più sul porpora, oserei dire come colore. E poi però ci sta ovviamente le varie scuole di pensiero che dicono giustamente noi Radamantis l'abbiamo sempre visto alla luce, all'oscurità, quindi probabilmente questo dovrebbe essere il suo colore originale, che è diverso poi comunque dal classico, perché il classico era nero con qualche inserto viola, classico che ho con l'appendix, che conservo comunque, e che ha fatto all'epoca la sua figura. Quindi che dirvi? Grazie come sempre dell'attenzione, e questa è la rozzo recensione sulla surplice di Radamantis. Ciao!